Allora, benvenuti e buonasera. Iniziamo oggi praticamente il progetto seminariale Rencontre, che è un progetto che già questa è la decima edizione, insomma, praticamente sono il decimo anno, insomma, che proponiamo scusate, qui in Accademia. E una serie di incontri con artisti che lavorano prevalentemente, diciamo che lavorano nel panorama italiano, insomma, fanno parte del panorama italiano e quindi in questi anni, insomma, in questi 10 anni abbiamo appunto invitato più di 30 artisti, insomma, per cui abbiamo dato, diciamo, un'idea negli anni, insomma, di quanti e di quale sia la qualità, insomma, del lavoro in Italia degli artisti. E oggi praticamente niente, intanto ringrazio chiaramente l'Accademia per appoggiare questo progetto che penso sia di fondamentale importanza, insomma, per giovani studenti che sono appunto in una fase di formazione, quindi l'incontro con l'artista è sicuramente importante ed è sicuramente fondamentale, insomma, no? Proprio per questo, motivo. E, niente, a me mi viene da dire, mi sento dietro alle spalle qualcuno che in qualche modo, insomma, ci sta osservando, come dire, no? Mentre non lo osserviamo. E, sì, il personaggio lo rivelerei subito chi è, oppure aspettiamo un po', insomma, mi sembra carino aspettare, insomma, di scoprire di chi si tratti. Intanto gli artisti invitati quest'anno sono 3 come al solito e sono Margherita Morgantin, con una presenza performativa che vedete alle mie spalle, e poi ci sarà venerdì prossimo, quindi sono incontri che si susseguono dopo l'altro e ogni venerdì alle 15 qui in Romagna. Il prossimo incontro è con Marco Neri, che invece passiamo, insomma, da oggi, che tocchiamo, diciamo, aspetti che riguardano sicuramente l'aspetto performativo, e a Marco Neri invece, che è un pittore. E chiudiamo poi il venerdì successivo con Luca Vitone. E niente, io Margherita Morgantin, insomma, è un'artista che sicuramente si può inquadrare, diciamo, nella scena degli anni 90, insomma, inizia in quegli anni, giusto? Tardi 90. Tardi 90. Ho cominciato, diciamo, a lavorare da tardi, sì. Però, insomma, comunque, diciamo che sei stata comunque inquadrata, diciamo, storicamente anche in quegli anni, diciamo. E, è un'artista visiva e si è laureata in architettura allo IUO di Venezia, al Dipartimento di Fisica Tecnica, studiando metodi, diciamo, di previsione della luce naturale. A partire da questa formazione in fisica dell'atmosfera, quindi è una formazione che apparentemente non ha niente a che fare, insomma, con l'arte, e a partire da questa formazione in fisica dell'atmosfera Margherita sviluppa una poetica intima e personale che tiene insieme mente e sentimenti, visione artistica e influenza scientifica. E l'interesse per il linguaggio e le sue possibili derive e relazioni è il motivo del suo cercare la filosofia e la fisica, la forma da cui partire. La struttura della ricerca di Margherita è costituita, diciamo, da incroci di linguaggio tra teoria scientifica, disegno, immagini fotografiche e video, vissute spesso in forma di performance. Ha pubblicato un libro di testi brevi e disegni che si chiama Titolo Variabile, e un'altra pubblicazione invece che ha visto coinvolto, appunto, a questo punto svegliamo la presenza alle nostre spalle, che è Michele Di Stefano, e si chiama Agenti Autonomi e Sistema Multiagenti. È un progetto che è stato realizzato, infatti iniziamo proprio da queste collaborazioni con Margherita, abbiamo deciso di partire da questo. E è un progetto che è stato realizzato all'interno di Accademie Eventuali, che è un progetto laboratoriale dove sono stati invitati artisti, giovani studenti delle Accademie Italiane. È curato da Xing in collaborazione con Mambo e Fondazione Furna. Michele Di Stefano
è laureato anche lui, ha una formazione che non è apparentemente, che non ha apparentemente niente a che fare con l'arte, si laurea in letteratura tedesca, intraprende un'attività autodidatta, insomma, di studio e di ricerca sul movimento, per cui crea poi un gruppo che si chiama, negli anni 90 anche lui, che si chiama MK, un gruppo di danza chiaramente, di cui lui è performer e col tempo è diventato, diciamo, il coreografo di questo gruppo. Niente, e con Margherita abbiamo pensato appunto di partire, ci sembrava interessante proprio partire da questa collaborazione, no? Che è nata appunto tra due artisti che lavorano in ambiti apparentemente diversi, insomma, no? Cioè uno lavora nell'ambito della danza, della coreografia, Margherita Morgantini invece lavora a pieno titolo, insomma, nelle arti visive, per cui sicuramente c'è c'è stato un punto di incontro con questi due personaggi, insomma, sarebbe, io parto proprio da farti questa domanda, insomma, no? Qual è stato appunto il punto di incontro che ha messo insieme Margherita Morgantin e Michele Di Stefano, no? Sì. Quindi passo la parola a te, sicuramente. Buongiorno a tutti, io sono Margherita e appunto alle mie spalle Michele, che ha scelto di esserci così in questa forma silenziosa, ma in un certo senso più significativa di altre modalità. Quello che ci ha messo insieme di fatto è stata anche in parte una forzatura, nel senso che siamo stati proprio messi insieme da questo progetto Accademia Eventuali, dall'immaginazione di altri che avevano visto delle assonanze tra i nostri lavori e fra i segni che tornavano e che poi noi abbiamo imparato a riconoscere e a mettere insieme. Una di questi sicuramente è l'attenzione al linguaggio climatico e della meteorologia, che entrambi abitiamo sia in modo letterale sia come eco di volta in volta metaforica o semantica di quello che significa un andamento poco prevedibile, nonostante la lingua delle previsioni del tempo, appunto, parli di previsioni, ma è uno dei sistemi più incontrollati e incontrollabili che abbiamo intorno. E su questo confine fra quello che si può prevedere, controllare e il massimo sperdimento dei segni si muovono tanto la mia ricerca quanto il sistema di lavorare di Michele. Questo uno dei primi lavori che abbiamo prodotto insieme è un testo. Non si sente? È un testo che era un sussidiario pensato per questo laboratorio di Accademie Eventuali. Anche questo abbastanza basato sullo sperdimento, e di questo vorrei leggere l'introduzione, perché è abbastanza diventato un manifesto poi del nostro modo di collaborare. E questa introduzione diceva: agenti autonomi e sistemi multiagente, nome di questa edizione di Accademie Eventuali, è prima il titolo di un questionario d'esame della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione del Politecnico di Milano. Abbiamo preso questi esercizi come riferimenti di linguaggio, ma potrebbero essere molti altri e diversi. Questa pubblicazione è stata pensata come libro di testo per un seminario sulla performance e la fisica dell'accadimento, come esperimento di costruzione e condivisione di uno spazio e di un discorso tra un coreografo e un'artista visiva. Uno dei motivi per cui ci siamo incontrati è perché frequentiamo entrambi quella zona di ecosemantica intorno alle parole, un'area periferica delle implicazioni del linguaggio nella vita. Lo smarrimento in quest'area può essere profondo, l'attrazione per le istruzioni
i sistemi di sicurezza e i linguaggi tecnici, diventa inevitabile. Su questa tensione tra il massimo controllo e lo spaesamento completo si muovono i nostri lavori. Partiremo quindi dalle parole e indagheremo il rapporto tra le parole e i corpi per produrre o non produrre immagini. Questo significa anche riflettere su una bibliografia condivisa con i partecipanti, una fase di studio e di discussione di testi che riflettono sulla relazione fra pensiero e corpo e, ad esempio, sul pensiero della differenza, intesa alla differenza sessuale, e poi fare esperienza diretta di un gesto performativo che sintetizzi la ricerca di nuovi stati di equilibrio singolarmente e in gruppo. Questo libro non richiede competenze specifiche, accogliente e respingente in gradi consapevoli, è un invito in una zona del linguaggio. Dall'incrocio tra la pratica di fare performance senza spettatori e la pratica professionale della scena teatrale, si crea uno spazio intermedio alle due dimensioni e si lavora in un ambiente inedito, nuovo per entrambi. Rispetto alla creazione di performance, le Instruction Series sono un modulo produttivo, formati compatti ma elastici, con tempi brevi e fulminei, una certa serialità e intenti di natura collaborativa. Mentre si misurano con i parametri del chiunque e dell'ovunque, le istruzioni chiedono allo stesso tempo una risposta tecnica, un approfondimento che non prescinde dalla collocazione topografica di un'attività del corpo, qui e ora. Lo spaesamento diventa il codice comportamentale del performer, a condizione che resti consapevole del processo di appropriazione e traduzione del reale. Detto questo, chiudiamo Michele e volevo far vedere un lavoro che abbiamo fatto insieme quest'anno alla Biennale Danza Venezia. E per fare questo c'è un video dove tra l'altro parla molto Michele, così parla un po' anche lui. Ce l'hai su internet? Ce l'ho qui. Forse due parole di introduzione a questo. Siamo stati invitati a produrre un formato performativo a partire dal dettaglio di un'opera d'arte da Virgilio Sieni, direttore della Biennale di quest'anno, che ha proposto una serie di opere d'arte, tutte esposte a Venezia, e proponendo appunto di sceglierne una o un dettaglio e da quella sviluppare un lavoro, un'immaginazione, un movimento. Il titolo di questa parte di Biennale era Aura, il nostro pezzo si chiama 190 centimetri circa ed è basato sull'osservazione di un affresco di Gian Domenico Tiepolo che si chiama Mondo Novo, di cui dopo ho un'immagine, forse anche qui. Evidentemente il gesto del guardare implica l'apertura di uno sguardo utopico, o comunque il rimando ad un altrove, o comunque delle situazioni di visione che qui di fatto sono sulla città di Venezia. Siamo partiti da questo formato che ci è stato proposto per lavorare, che è di partire dal dettaglio di un'opera d'arte, in questo caso del Mondo Nuovo del Tiepolo, e guardando questo orizzonte stratificato l'abbiamo ulteriormente in un certo senso esploso, cercando le tracce di questi sguardi di spalle. Il lavoro che abbiamo progettato è strutturato per una successione di gruppi di persone, e sono 9 persone alla volta, accedono in questo spazio e si trovano evidentemente di fronte a una possibilità di visione, perché sono in un corridoio che dà direttamente su una grande finestra con balconata.
Abbiamo pensato quindi di invitare il pubblico ad affacciarsi dalla balconata. Sulla balconata ci sono dei telescopi molto potenti, super tecnologici, che permettono la visione di dettagli anche a distanza. In particolare ci sono due azioni, una alla punta della Dogana e una sul fronte della Giudecca davanti ad una chiesa. Sono due azioni apparentemente scollegate. La prima cerca di utilizzare i turisti che naturalmente si trovano alla punta della Dogana come luogo pittoresco, no? di visione, per farli entrare in qualche modo nel progetto artistico inconsapevolmente. Quindi c'è questo tentativo di orientare il corpo del performer sul corpo del turista. È il performer che muove l'asta. Per me è anche il ciarlatano, cioè la persona che regola la spettacolarità e cerca di invitare alla visione. Contemporaneamente è anche il ragazzino che sul bagnasciuga prende una canna di bambù e rivolta la medusa che è lasciata morta, no? dalla marea. Quindi contiene in sé sia la consapevolezza dell'oscenità della visione, sia il desiderio di invece sondare il mistero. È un vettore, sia nello spazio, nel senso che fonda lo spazio della performance, in un certo senso il primo piano della performance è un vettore che indicherà un secondo livello e la possibilità di infiniti altri in realtà. Quindi è una figura semplicemente di mediazione, direi. L'altro sfondamento invece è una sorta di cortocircuito etnico, cioè un personaggio evidentemente di un'altra cultura che staziona appunto nell'ultimo punto della visione e rimanda lo sguardo al balcone, perché anche lì è provvisto di binocolo. Tutta l'idraulica, per così dire, dei movimenti del pubblico è regolata da tre steward e hostess che parlano una lingua differente e sono tre persone provenienti dalla Cina e quindi non hanno nessun agio nel comunicare alle persone del pubblico i loro spostamenti, ma piuttosto li spingeranno in una maniera, diciamo, tesa, no? A cercare di predare con lo sguardo e col cannocchiale il più possibile i dettagli della città. Naturalmente intorno c'è il panico, cioè c'è Venezia, c'è l'assalto turistico totale. In un contesto come Biennale Danza, presentare un lavoro così, che apparentemente sposta l'attenzione dal corpo, ma che in realtà lo ricolloca in un luogo centrale, mi fa pensare che al fondo di tutto, al fondo dell'idea coreografica, proprio della creazione coreografica, c'è una questione posturale, sia in termini veramente molto concreti, cioè il modo in cui la colonna vertebrale si pone nei confronti del mondo e dell'esterno, sia in termini più concettuali, perché per me la danza si svolge sempre fuori, è sempre fuori dal corpo ed è quindi evidentemente una modalità per incontrare il mondo, per incontrare gli altri, per mantenere sempre vivo il momento dell'incontro, in cui appunto niente è dato se non la disponibilità, la prensilità nei confronti degli umani. Per cui da qui al passaggio a un'identificazione di questa postura con delle possibilità ritmiche, quindi più propriamente scritturali della coreografia, non c'è nessuna grossa cesura, cioè in questo senso il mio appetito di coreografo, partendo da questa dimensione appunto posturale, può semplicemente indicare al performer un attraversamento di uno spazio, così come una danza molto complessa. E quindi sono contento ed è la stessa cosa che ritrovo nel lavoro di Margherita, anche questa sua tensione di tratto nel disegno, ma tutta una serie di atteggiamenti nei confronti del mondo, che poi costituisce il vero motivo per il quale noi abbiamo deciso di lavorare insieme in diversi progetti. In un certo senso ci si rende conto che è lo spazio di uno sguardo non precisamente autoriale, ma è lo spazio dove il soggetto è una relazione, sia nel tipo di lavoro che fa lui con i danzatori e con i corpi, sia
nella ricerca che faccio io, anche nel linguaggio. Per cui uscire dalla soggettività più autocentrata e pensare che il soggetto di certe azioni, anche artistiche, è una rete di relazioni. MK era un progetto della CIA, sta per Mind Control, ed era un progetto segreto in risposta, il periodo era la Guerra Fredda, quindi in risposta agli esperimenti sulla trasmissione telepatica del pensiero che facevano i russi in gran segreto, gli americani hanno messo su un enorme baraccone con utilizzo di sostanze psicotrope e con delle strategie che ingaggiavano qualunque tipo di personaggio, dalle prostitute dei bordelli in Corea o appunto sistemi di alterazione della personalità dei soggetti inconsapevoli, che erano per lo più militari, che venivano sottoposti a questi esperimenti a loro insaputa e osservati nelle loro reazioni, proprio perché l'obiettivo era quello di riuscire a trovare un sistema per trasmettere telepaticamente degli ordini a chiunque, al cittadino qualunque che evidentemente una mattina si svegliava e andava a sparare a Fidel Castro, per esempio. Ho scelto per il gruppo questo nome perché all'inizio del lavoro la questione si è sempre posta su un piano di alterazione della percezione, quindi reinventare lo spazio di relazione, reinventare le distanze fra i corpi, quindi considerare fuori norma il galateo che non permette di fare così a una persona per strada e invece costruire tutta una serie di possibilità dinamiche fra i corpi che non appartengono a un'etichetta relazionale. Quindi per far questo c'è bisogno di considerare uno spazio molto piccolo come uno spazio enorme, lo spazio interno come uno spazio esterno, insomma modificare proprio l'assetto orientativo del corpo. Ecco, io già direi, se qualcuno ovviamente ha delle domande o vuole dire qualcosa, per piacere intervenite, o se no vado un po' avanti io. Dunque, questa è una frase con la quale a volte inizio un discorso sul mio lavoro, perché è una specie di, appunto, di confine del linguaggio per spiegare quello che intendo quando parlo, appunto, di confine del linguaggio del linguaggio scientifico fra la sua letteralità e la sua ecosemantica, o la possibilità di un uso visivo e metaforico, che quindi ne riduce l'assolutezza e anche la neutralità. Luminous efficacy of daylight in realtà è una formula scientifica che indica la percentuale della radiazione visibile nella radiazione complessiva che arriva dal Sole nell'atmosfera. Quindi è una formula completamente... cioè, è di fatto una dicitura scientifica. In realtà a me piace utilizzarla sul suo confine immaginifico, pensando che semplicemente significhi l'efficacia della luce per vedere le cose, una sorta di modo per sottolineare un'evidenza, dove evidenza è un'altra delle parole che a me interessano molto nella ricerca, dove da un lato indica appunto l'evidenza di qualcosa che ha bisogno di essere sottolineato, di essere, che è evidentemente un paradosso, è come quando si cerca di definire l'ovvio, è una delle cose più difficili possibili, eppure parte del senso della mia ricerca viene esattamente da un disagio dello sperdimento rispetto a questo bisogno, al bisogno certe volte di sottolineare delle evidenze, di ricercare di dire di qualcosa che mi sembra ovvio e che pure ha uno spazio d'aria verso la realtà.
qualcosa di irraggiungibile e che allo stesso tempo è evidente. Il che di nuovo mi porta a un'altra modalità che è la variabilità, per cui il titolo variabile è il titolo di un libro che ho fatto, ma di molti lavori che non si prestavano ad essere legati alle parole in maniera stabile. Sentivo il bisogno di abitare uno spazio mobile fra le parole e le cose, fra le definizioni e gli oggetti che gli corrispondevano, i sentimenti che gli corrispondevano. E un inizio significativo di questa ricerca, io la vedo sempre in questa performance del 2002 che fu un disastro totale. E prima del 2002 il mio lavoro era molto più performativo di quello che è seguito, anche facendo delle azioni sulla scena con o senza spettatori. Questa era a Parigi, si intitolava Observateur. Io indossavo un casco bianco con questa parola scritta sopra. Il sottotitolo era una frase di Wittgenstein presa anche lì con abbastanza poca coscienza, diciamo. Solo sull'eco che mi dava questa... E dice, in ogni problema serio l'incertezza arriva giù fino alle radici. La performance consisteva, era in uno spazio che aveva una grande vetrina verso la strada. Non una strada di grande passaggio, era un vicolo cieco davanti a un ristorante cinese a Parigi. E aveva un affaccio per tutto un lato sulla strada con appunto una vetrina. Io avevo riempito lo spazio con un fumogeno bianco, indossavo questo casco bianco con scritto Observatore, una sorta di mantellina da pioggia, anche quella bianca. Il mio intento, la mia immaginazione era che stavo facendo un lavoro politico in cui commentavo usando questo fumogeno che faceva eco ad esempio alle manifestazioni che avevo visto a Parigi nel 94 sui contratti di formazione e lavoro che erano stati molto violenti e sulla riflessione di queste persone che dentro alle manifestazioni violente con i caschi degli osservatori erano in un certo modo protetti nella loro postura di puri osservatori sia dai manifestanti sia dalla polizia. In realtà, e pensavo anche che fosse in un certo senso ironico quello che stavo facendo. In realtà il risultato di questa cosa fu completamente tragico perché il fumogeno era fortissimo e io mi muovevo nello spazio scomparendo e poi riaffacciandomi a questa vetrina come in un acquario di fumo con gli occhi completamente rossi piangendo, per cui una scena completamente drammatica che richiamava molto di più, non lo so, forse una scena psicanalitica primaria che non sicuramente una riflessione politica sulle manifestazioni e sui casseur della banlieue che proprio non c'entravano in nessun modo. Questo però, e la riflessione su questo e su come mi aveva fatto sentire, mi aveva veramente così spalancato un baratro fra la sensazione di fare un segno e poi la possibilità di non leggerlo più, di non ritrovarlo, quindi di perdermi completamente nello spazio fra parole e cose, fra possibilità di significare e bisogno di controllo su quello che facevo, che per un periodo poi mi ha veramente bloccato, anche se non vado particolarmente fiera di questo atteggiamento, però è quello che mi è successo e che ha guidato una parte della mia ricerca degli anni successivi. Poi, in un certo senso, le parole di alcune altre persone mi hanno aiutato a venire fuori da una zona di sperdimento, di perdizione proprio totale delle parole. E una di queste, che mette insieme tanto l'attenzione all'evidenza, all'ovvio,
alle forme dell'evidenza anche scientifica di cui parlavo prima, ma anche visiva. E il bisogno di dire l'ovvio, ad esempio questa espressione di Agamben che dice la particolarità del qualunque. Ecco, a volte, sempre durante la ricerca, ho incrociato frasi di qualcun altro che mi hanno veramente, sì, fatto sentire che non ero proprio l'unica ad avere questa incertezza. Questo è il titolo del libro di cui abbiamo parlato un attimo prima. E queste sono altre immagini dal libro che ho fatto con Michele. E ancora delle immagini dal lavoro che vi ho fatto vedere di Venezia. Questo è un altro esempio di collaborazione con Michele a Seul e degli altri segni di oggetti per la scena. Questa parte di immagini invece riguardano la così, questa parte performativa che precedeva quella di Parigi, che poi così mandò un po' in crisi la... Ed erano performance minimali, microazioni svolte nel paesaggio, senza spettatori, nel senso che c'erano degli spettatori, ma casuali, non chiamati a vedere una performance, ma semplicemente che incrociavano dei segni nel paesaggio. Il senso della ricerca di queste azioni minime non era rispetto alla loro intimità, cioè non erano azioni che avrei potuto, che ne so, fare nella mia stanza, ma erano azioni che interessavano il paesaggio, cioè quello che mi interessava era incrociare dei segni dentro al paesaggio, erano performance paesaggistiche in un certo senso, minimali e paesaggistiche. Questi sono alcuni esempi. Questo era un letto montato davanti a un grande supermercato di bricolage e una sorta di reenactment di un lavoro molto famoso di Cattelan, Charlie Don't Surf, davanti invece a un negozio di moda. E altre microazioni a volte agite con queste traversine fluorescenti degli operai della strada, perché di nuovo incrociava questo paradosso della massima visibilità per l'occhio e della minima visibilità sociale, nel senso che io ho sperimentato proprio su di me che qualunque azione venisse svolta indossando una di queste non mi viene un'altra parola che traversina, che non è corretta. Queste tute? Sì. Si scompare, cioè qualunque azione diventa invisibile, paradossalmente, mentre il colore è il massimo contrasto visivo possibile. E ne ho fatte molte di queste azioni, facendo indossare gli arancioni o i gialli fluorescenti in condizioni così X, fuori luogo, con performance che implicavano a volte semplicemente una postura e uno sguardo rivolto a qualcosa. E altre più, così un po' più estreme, tipo qui ero appesa a una gru a 40 metri. Questo è un video invece di questi anni che ha a che fare in qualche modo sia con l'evidenza sia con la coreografia. E pensavo potremmo farlo forse vedere questo. Sì.
Hai mai visto? No. Allora, un altro dei lavori che io consideravo su un confine in un certo senso politico di quello che facevo, perché si svolge davanti al petrolio chimico di Marghera, almeno tutta la seconda parte, erano così gli anni del processo al cosiddetto petrol killer. Mentre questo è un lavoro più... sì, in un certo senso più
intimo, anche se di nuovo era una lunga passeggiata lungo tutta la diga sulla quale stavano iniziando a costruire il Mose. E di nuovo questo confine fra quello che per me era un commento politico, quello che mi succedeva, e la messa in scena di una postura completamente personale o intima, è stato uno dei punti su cui è continuata poi la ricerca. A volte riuscendo a trovare appunto un equilibrio fra quello che si può dire del contesto che ci circonda attraverso una postura personale, altre volte evidentemente no, cioè si finisce per prendere delle posizioni a volte intimiste e a volte invece generiche. Quindi è proprio la ricerca del confine sottilissimo, preciso, in cui la posizione, anche vicino a quello che diceva Michele prima, la postura di una schiena, di una spina dorsale fa un come, e solo un come può essere politico in fondo, può essere centrato e allo stesso tempo non avere contenuto ideologico. Questo è il confine che mi continua a interessare. In questo video poi questa passeggiata continuava fino alla fine della diga, e man mano che continuavano i passi la luce scendeva, in modo che alla fine l'orizzonte era completamente buio, e questa invece di nuovo è forse una forma metaforica più astratta, più non so. Questo è un altro lavoro che parlava un po' la lingua della meteorologia e un po' quella degli errori informatici. Questa è una tabella che spiega gli effetti del vento in relazione all'intensità del vento. E poi dice l'altezza delle onde e gli effetti che ha il vento sul mare, ed è una sorta, è presa da un libro di meteorologia, ma è guardata nel senso di una specie di crescendo emotivo, di un crescendo interiore, una forma metaforica di effetti sentimentali e di qua. Di quanto certe formule scientifiche richiedano in realtà dei movimenti completamente intimi e poi li vendano sostanzialmente a una neutralità che in qualche modo è insostenibile per me. Questi anche li passo veloci. Questa era un'installazione fatta con dei binocoli dentro alla Biennale di Tirana nel 2005. Che venne organizzata in due piani di garage seminterrati e semifiniti di due palazzi di Tirana, per cui tutta la mostra si svolgeva in questi box di cemento, e uno dei lavori che avevo portato era questo insieme di binocoli che più o meno avevano pochi metri davanti per guardare niente o qualche opera di qualcun altro. Questa è un'immagine di uno dei pochissimi lavori audio che io abbia fatto a Milano, a un certo punto alla Galleria De Marc. La galleria era tutta vuota e avevo messo dentro alla parete dei pannelli con un sistema di spazializzazione del suono, e avvicinando l'orecchia si sentiva il muro crollare dall'interno. Mentre questo che segue è un progetto installativo fatto al quartiere Zen di Palermo nel 2008, che forse si meriterebbe un discorso a sé, ma
Abbiamo tempo. Abbiamo tempo? Sì. Quartiere Zen è un quartiere residenziale che probabilmente conoscete, di questa genealogia di spazi progettati tra gli anni 60 e 70 per residenze popolari che poi sono sostanzialmente diventati ghetti. In particolare le case del quartiere Zen 2 progettate da Gregotti, credo 60, non mi ricordo l'anno esatto. Sono state occupate prima di essere assegnate regolarmente e questo ne ha deciso la ghettizzazione in maniera estrema, perché molti non hanno regolari contratti di luce, pagano bollette su fogliettini di carta ad esempio, e non potendo dimostrare di pagare le bollette non possono chiedere un contratto d'affitto regolare. Viceversa, qualcuno che ha il contratto d'affitto regolare non può chiedere gli allacci ufficiali della luce e del gas. Qui è una sorta di enclave fuori dalle regole, fuori dal mondo. E anche dalla città ci sono pochissime persone che frequentano il quartiere, se devono comprare il fumo oppure se gli è stata rubata la macchina, ad esempio. E quando abbiamo fatto questa installazione per una sera, abbiamo distribuito tantissimi inviti, più di 500, e sono venute 7 persone a vedere il lavoro. Lavoro che consisteva in un'installazione di neon, un disegno che si vede qui. Mentre lo stavamo allacciando, alimentato da un pannello solare. Questo disegno è un arcobaleno bianco, l'immagine di nuovo di un ossimoro. E quando siamo arrivati hanno incendiato un'automobile, credo una Smart sia, questa che si vede di qua, come una specie di benvenuto. E c'è un video che riprende tutta questa scena, in cui c'è a un certo punto l'esplosione di questa macchina, ma l'effetto è molto bello. E la sensazione è stata veramente la forma di una collaborazione, anche se appunto l'accesso a questo luogo non è stato semplice. Sono stati 3 mesi di avvicinamento graduale attraverso persone che facevano progetti con il quartiere, ad esempio nel centro sociale con i ragazzini, con gli adolescenti, qualcuno che faceva giocoleria, si dice, sì. Facevano i giocolieri, insegnavano. E poi è intervenuta Rita Borsellino, che ha un progetto con le donne del quartiere. E attraverso di lei il Dipartimento Investigativo Antimafia di fatto è quello che mi ha permesso di avere l'accesso e di poter attaccare questo neon. Quello che è successo è che dopo 20 minuti che ci siamo staccati da lì è stato rubato tutto quanto, ma in un certo modo questo faceva parte del progetto in sé, cioè l'idea che adesso io non so dove si trovi è per me completamente parte di questo lavoro. E questa è un'altra strana cosa, questa è una collaborazione invece che avevamo iniziato con Enzo Umbaca, che è calabrese, mentre io stavo passando questo periodo in Sicilia. Avevamo avuto questa fantasia di fare un lampo con queste macchine Tesla Coil che collegasse i due lati dello stretto di Messina, un'immagine metaforica del ponte, ma nonostante sopralluoghi questa cosa non è mai andata più avanti di così. Poi niente, scorro velocemente qualche altra immagine di lavori successivi. C'è una scultura di Salvagenti.
Questo è un lavoro che di nuovo parla una lingua molto meteorologica, perché sono 980 file di immagini infrarosso che mi ha dato la facoltà di meteorologia di Basilea, in cui attraverso la differenza relativa di ciò che è caldo e di ciò che è freddo, quello che è caldo è bianco, quello che è freddo è nero, cioè più freddo è nero, si vedono i movimenti delle turbolenze del vento su un campo. Quindi di fatto si vedono i movimenti del vento, e l'unica, cioè l'intervento che ho fatto io è dare il tempo alla sequenza, il ritmo. Anche questo è un video, ma che non ho qui. Questo è il campo, è il disegno del campo, che viene ripreso da una torretta meteorologica con questa camera termica. E ogni 2 secondi la camera termica prende uno scatto, e poi montati in sequenza si vedono appunto questi movimenti dei venti. Questo è un monocromo catarifrangente. E questo è il titolo di una mostra che non ho fatto. E così sempre sui venti e su queste fantasie delle solitudini dei sistemi dei sensori, ecco la solitudine dei sensori scientifici. Ho fatto dei lavori ancora sulle maniche a vento, e questa era l'idea di 2 maniche a vento che con la giusta intensità e la giusta direzione del vento a un certo punto potessero entrare una nell'altra, disturbando probabilmente la loro funzione, ma non è detto. E questa è un'altra coppia di queste maniche a vento invece installata in un labirinto, in una versione più sentimentalmente metaforica della loro funzione. Mentre questa è una manica a vento completamente solitaria nel deserto della Namibia. Da qui sono le ultime immagini, che sono di un video, anche questo credo, no, questo non. Sono 20 minuti. Ma 20 minuti forse non possiamo fare. Comunque un video estratto, ma che non posso. Girato in Namibia con un'equipe di meteorologi svizzeri e tedeschi che vanno in questa stazione a installare dei sensori perché studiano il bilancio energetico del pianeta. E intorno ci sono gli asini selvatici. E questa è una delle immagini che di nuovo una camera termica riprende dall'alto della torretta meteorologica guardando il terreno. E attraverso una serie di queste misurazioni sono in grado di vedere quanto il terreno assorbe e quanto rilascia, e quindi di capire se il pianeta è in un bilancio energetico corretto, ma pare di no. Questi li passiamo veloci. Allora, intanto complimenti per il lavoro, Margherita, perché è veramente di grande poesia, insomma, no? Anche se parti poi da un presupposto che potremmo definire, insomma, in qualche modo scientifico, insomma, no? Perché parti da, a volte, insomma, alcuni lavori dove in alcuni questo è più dichiarato, in altri no, insomma, c'è questo tuo interesse, insomma, che diventa un po' il volano, insomma, di tutto il lavoro. Quando hai detto sensore scientifico, ho avuto come l'immagine che ti stesse, diciamo, più meglio, insomma, per definirti un po' a te come diciamo artista rispetto al lavoro che fai, no? Cioè ti vedo un po' come un sensore scientifico, cioè, anzi come
un sensore, diciamo, sentimentale che parte da questi presupposti, insomma, no, che sono scientifici. Poi magari se riusciamo anche a parlare, a dire due cose anche sul lavoro dei numeri primi, sarebbe interessante se riusciamo anche dopo. Però la mia domanda, io tornavo un po' indietro rispetto al lavoro che ho fatto vedere, tra virgolette indietro, insomma, visto che nel video, cioè il video, tu hai fatto una scelta ben precisa, insomma, no? Cioè nel senso che non sono riprese di cose in movimento, insomma, di una realtà in movimento, ma hai scelto la fotografia, insomma, come linguaggio per costruire poi il video, insomma, per cui mi sembrava interessante anche. Volevo anche capire, insomma, perché questa scelta, insomma, no? E non il video nella sua funzione, diciamo, naturale. Da un lato è proprio la letteralità della pellicola, nel senso che sono scatti medio formato, 4,5x6, montati a passo 1. E da un lato sì, era questo, una questione di qualità dell'immagine, dall'altra probabilmente la sensazione di una non continuità dello sguardo, mentre ad esempio l'audio è fluido, è continuo, mentre questo non è l'unica volta che l'ho fatto, ma a volte poi si osservano delle cose del proprio lavoro dopo e mentre lo si fa sono scelte così anche istintive, ma probabilmente appunto tra ogni fotogramma che abbiamo, o almeno che io ho, ci sono dei passaggi che mancano, dei passaggi che si possono ricollegare ogni volta in un altro modo. Probabilmente questo è una questione di continuità, come se si potesse allargare lo spazio fra le immagini, anche quelle mentali, una sensazione di rallentamento ulteriore, insomma. Sì. È un lavoro performativo perché adesso questo è un file, ma in realtà è un disegno che viene fatto a mano e in questi schemi, in queste tabelle che vanno sono di 10.000 quadratini, vengono colorati di rosso solo i numeri primi, in senso da sinistra a destra, come la scrittura, e formano una distribuzione visiva che corrisponde ad una formula matematica che non è stata, come sapete, mai stata trovata. Qui di fatto è semplicemente lo spostamento sul visivo di una formula misteriosa. I numeri primi vengono calcolati, ci sono calcolatori che da 50 anni lavorano solo per trovare quale sarà il prossimo numero primo. Credo che l'ultimo l'abbiano trovato nel 2004 e che da scrivere con tutte le sue cifre sarebbe forse 6 chilometri, per cui ovviamente si scrivono con delle diminuzioni matematiche. E nessuno può sapere né prevedere quale sarà la prossima posizione di un quadratino rosso, quindi quale sarà il prossimo numero primo. Questi che sono i primi numeri primi, cioè il 2 è il primo numero primo, sì. sono abbastanza densi, però man mano si diradano e diventano sempre di meno. E l'obiettivo che avevo scelto è di arrivare ad avere una di queste tavole completamente bianca. Mi hanno detto che sono circa un 70esimo del lavoro, io ho fatto circa 60 di queste tavole, arrivando a 500.000 rotti, se non ricordo l'ultimo numero esattamente. Una delle ragioni per cui ho cominciato a farlo è che, ad esempio, uno non è considerato numero primo, per cui è uno di questi famosi così, punti in cui per me va in crisi il rapporto tra il linguaggio, cioè la definizione delle cose e le cose, perché la definizione dice che sono primi tutti quei numeri che sono divisibili solo per uno e per se stessi, quindi evidentemente il primo numero primo è 2, anche se è un numero pari, che è un assurdo paradosso, mentre 1 non è primo, infatti la prima casellina è bianca. Una sorta di interrogativo rispetto a questa cosa
è quello che mi ha spinto a disegnarne così tanti. E la possibilità di un rapporto puramente visivo con quello che comporta questa distribuzione e questo atteggiamento. Vabbè, questo cosa chiaramente... volevi sapere tu? No, vabbè, ho già detto quello che sono i presupposti di questo lavoro. Insomma, no, è curioso proprio questo fatto che i numeri primi iniziano dal 2 e non dall'1, insomma, no? Cioè questo mi sembrava una cosa alquanto strana, insomma, no? Cioè tu che comunque hai diciamo, indagato abbastanza su questo. Questo dato, insomma, come mai? Cioè non parte dall'1 e parte dal 2, cioè perché il 2 significa comunque già relazione, insomma, no? Cioè già, è già un attestato di relazione, perché non è l'1, insomma, cioè il 2 sarebbe 2 e 1 che si uniscono, insomma, quindi ci sono comunque delle motivazioni. La matematica non prevede vera relazione, prevede una duplicazione, non prevede un'alterità. E probabilmente è per questo che comincia, cioè che questo paradosso è così evidente. Qui possiamo andare avanti all'infinito, avremo delle piccole variazioni di questa cosa, più o meno bella da vedere, ma figlia di questo atteggiamento, credo. Va bene. No, io, vabbè, giusto per far capire un po' il lavoro come si presenta fisicamente, insomma, chiaramente questa è una parte del lavoro, insomma, cioè il lavoro sono una serie di tavole, non so se definirle tavole, insomma, gli hai dato qualche altro nome, insomma, però... Ah, sì, sono tavole disegnate. Cioè, un progress... Sono 50x50 la dimensione di questi quadrati, e quindi quadratini singoli sono circa 2 mm qualcosa, e vengono riempite a mano avendo una lista di numeri primi, per cui così è un lavoro abbastanza... dire ripetitivo è assurdo perché non è mai ripetitivo, però è un lavoro sulla durata, anche un po' sul malessere a volte, su una forma di pratica salvifica. E sull'ascolto di questo ritmo. Bene, sentiamo Margherita, vogliamo vedere se c'è qualche domanda da parte del pubblico, se siete svegliati. Ecco, una. Sappiamo poi. Qui c'è un microfono, se vuoi utilizzarlo, magari così sentiamo. Allora, va letta come un testo scritto, cioè da sinistra a destra, il primo in alto è l'1, vedi? 2, 3 numeri primi, 4 è pari, il 5, il 2 e il 5 compaiono solo una volta da qui all'infinito in questa riga, poi non compariranno mai più il 2 perché pari e il 5 perché tutti i numeri che finiscono con 5 sono divisibili per 5, quindi non la... La colonna del 5 sarà vuota all'infinito. Poi c'è il 6 che è pari, il 7 che è primo, 11, 13, 17, 19, eccetera. Fino all'ultimo che è un 97. E poi torna a capo 101, 103, 107, 109. Questa è la distribuzione più semplice che poteva essere, ho proprio fatto la scelta più stupida in un certo senso, più basic possibile, da 1 a 100 e poi a capo da 1 a 100, da 1 a 100. Sì, questi stessi numeri messi in un calcolatore danno questo ritmo per i primi, non lo so, 500.000 numeri, credo, no, forse meno. Comunque, per tutte le prime 10 tavole sicuramente basterebbe mettere i numeri in un programma e avresti lo stesso risultato. O scrivere una riga per un programma che lo fa. Ma quello che a me continua a interessare è il rapporto fisico con questo disegno.
e con la sua durata. Più che altro per curiosità di entrare in un posto dove normalmente non si entra, né si esce facilmente, ho fatto un periodo di 3 mesi nel carcere di San Vittore, un periodo di 3 mesi come insegnante volontaria, anche se io non mi considero un insegnante, però era così, l'articolo 17 era la formula più corretta, insomma, possibile per frequentare il carcere per un periodo. E quindi ho seguito le lezioni di un professore che insegna disegno alla scuola media, perché c'è la possibilità di prendere una licenza media dentro al carcere, e tra le materie ci sono queste lezioni di pittura e di disegno. Quello che ho, così la formula che ho trovato per restare lì dentro è stata poi in realtà di fare insieme ai detenuti le stesse cose che questo insegnante, che si chiama Vincenzo Samà, che insegna a San Vittore da 30 anni con una pazienza che mi ha veramente colpito. Facevo con loro le stesse cose che lui chiedeva di fare, che poteva essere disegnare cuori su un telo tipo tovaglia o paesaggi, però facendo questo ho provato a stabilire delle relazioni minime, ho provato ad ascoltare il luogo e quello che si poteva scambiare, ho provato a capire qualcosa di più di quello che succedeva lì dentro. Questo tentativo di comunicazione, di scambio, ha avuto risultati più o meno positivi. Una delle forme nelle quali poi abbiamo trovato una continuità è stata che ognuno delle persone che ho incontrato a San Vittore non ci sono le pene lunghe, sono quasi tutte persone che sono in transito o in attesa di processo, quindi è molto difficile vedere tante volte le stesse persone, spesso cambiano, e a ognuna di queste persone io nuova chiedevo di disegnarmi una pecora, sia perché è un animale così che in un certo senso fa abbassare la guardia, quando si parla di pecore c'è un abbassamento di tensione, in ogni paese più o meno c'è e da ogni provenienza è un interlocutore, diciamo, familiare. Poi siccome molti sono stranieri, era una cosa semplice da chiedere e allo stesso tempo è una cosa difficile da disegnare, per cui la difficoltà del disegno fa sì che quello che poi le persone mettono di sé, anche più o meno senza filtro, è di più che se non si chiede di disegnare una cosa più facile, ad esempio. E quindi sono usciti di fatto degli autoritratti di un'intensità mostruosa. E animali che non si saprebbe veramente come definire, ma con una libertà e allo stesso tempo una strana generosità che io ho trovato. Poi questi sono altri così micro scambi che ho avuto. Questo è un cartello che è esposto al reparto sesto secondo, che è un reparto particolarmente così difficile, chiuso, e tengono dei canarini lì, per cui c'è questa gabbia dentro la gabbia e con questo cartello sopra che alla fine sono riuscita ad avere.
questo è bonifica. E questi disegni, che sono molto piccoli, poi li ho semplicemente ingranditi ad una scala di poster ed esposti nel corridoio del primo braccio. La mostra è una mostra solo per i detenuti e le persone che lavorano dentro al carcere, non si poteva entrare a vederla. E sono rimasti lì? No, li ho ripresi pochi giorni fa. Adesso questi sono minuscoli, ma ce n'è tipo questo. Questo è magnifico. Mm. Questi non si vedono. Vabbè, io a questo punto, se non ci sono altre domande, ringrazierei Margherita per la sua presenza qui a Bologna all'Accademia, e ringraziamo anche naturalmente Michele Di Stefano, che non avrebbe dovuto esserci, insomma, poi dopo per motivi suoi personali non ha potuto esserci, però è stato molto gentile e carino, insomma, a concederci questa presenza, diciamo, non fisica. E niente, io vi ringrazio chiaramente per essere venuto, insomma, siamo anche in un momento in cui ci sono tante cose in giro, insomma, quindi chi è venuto perché veramente volevo conoscere il tuo lavoro, Margherita. Grazie mille. Quindi grazie. Grazie.